Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mancuso, uno dei protagonisti nella sfida tra San Sebastiano e Monregale. Oggi arriva una sconfitta dopo 9 risultati utili consecutivi. Ti chiedo un po' che partita è stata quest'oggi, un atteggiamento più difensivo che offensivo, almeno all'inizio, poi la Monregale è riuscita a trovare il vantaggio negli ultimi minuti, c'è poi stato ancora qualcosina, ma nulla da fare. Sì, è un avversario molto forte, lo abbiamo incontrato più volte, non solo all'andata ma anche in coppa andata e ritorno. Sapevamo delle difficoltà, della loro voglia di tornare a fare punti, di tornare a fare bene. Sì, è stata una partita complicata, soprattutto all'inizio, pochi spazi, seconde palle, eravamo un po' lenti ad arrivarci, però non avevamo subito pressoché quasi nulla, diciamo. Secondo tempo giocato alla stessa maniera e poi un gol un po' così, un mezzo fallo forse non fischiato, e noi qualche occasione comunque l'abbiamo avuta per portarla a casa, e questa volta è andata così purtroppo. Ti chiedo se c'è qualcosa che è mancato questo giorno al San Sebastiano o è più stato un guizzo, come dicevi, anche della Monregale alla fine. Ma no, non ci è mancato nulla, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare e questa volta è andata così, però siamo sereni, questa sconfitta ci renderà più forti. Assolutamente, ve lo auguriamo ovviamente. E ti chiedo anche questo, una sconfitta possiamo dire quasi meno amara dai risultati delle avversarie, si pensa anche al campionato, e ti chiedo, con questa partita forse può dare lo sprint un po' più di grinta per l'ultima partita? Ma mancano ancora 11 partite se non sbaglio, quindi più lo scontro comunque col CBS, il Pedona, abbiamo tanti scontri ancora, quindi però siamo lì, vogliamo continuare a stare lì e faremo di tutto per rimanerci fino alla fine. Ti chiedo l'ultima cosa, anche con gli allenamenti che fate in settimana, le partite che poi vivi di settimana in settimana, ti chiedo, secondo te quale può essere l'arma in più del San Sebastiano per affrontare queste ultime 11? La voglia, il partire forte come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Poi a livello fisico comunque ne abbiamo anche più di tutte le altre squadre, secondo me, perché lo vediamo sul finale delle partite, tendiamo sempre a continuare, forse anzi ad aumentare il passo, quindi questa cosa ci porterà fino alla fine grandi risultati, secondo me. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.